What up? Sodomia. Sodomia. It's over 9000! Tentar non nuoce si dice. O tentar non noce. Ciao bellissimi, ma ciao, ma salve. Questo è Electric. Oggi mettiamo un cappello speciale. Vi piace? E questo cappello lo portavo qualche tempo fa e adesso lo metto perché sono uscito su Webstars Magazine nella sezione Talenti Emergenti, rivista con la quale ho lavorato per diversi motivi e che questo mese ha deciso di pubblicarmi come talento emergente. Riusciremo a parlarne in un video dedicato non appena mi arriva la rivista, che mi arriva sempre un po' più tardi perché è spedita. Però qualcuno insomma ha già condiviso la bellissima foto che metto qui, insomma su cui appaio su questa rivista ed è magnifico, ma oggi siamo qui per un motivo più serio. Un motivo che può cambiare il destino dell'universo, anche no. Oggi, dopo tanto tempo, torniamo a fare del vero e serio surf su scudo. Mi piace più chiamarlo snowboard, però nel gioco si chiama surf. Anche se siamo su neve, quindi è snowboard qui, signori, ed è quello che andiamo a fare oggi. E innanzitutto vi mostro che sono riuscito da poco a prendere il set oscuro, che è una gran figata, solo questo. Punto 2, è un freddo cane qui, quindi mi devo mettere dei pantaloni resistenti al ghiaccio, qualcosa resistente al freddo per la testa. Per il corpo anche? No! A torso nudo noi, da veri uomini. Hai capito, zio? Che mica stiamo a... mica stiamo a pettinare gli amiibo. E che ci famo noi con gli amiibo? Niente! Come potete vedere, siamo nel punto più alto di tutta Hyrule. E noi oggi, oggi ci buttiamo di sotto, ecco che facciamo. Innanzitutto là vedo una bella discesa ed è lì che andremo. E già ci andiamo surfando. 3, 2, 1, via! Facciamo un po' di trick. Oh, questo non era previsto, ma va bene lo stesso. Un altro trick. Wow. Ciao lupetto, boom! Si può colpire! Come potete vedere, si può colpire mentre si surfeggia con lo scudo, non è magnifico. Abba. Ciao signor Coso, come va? Tutto bene? Tu meriti la morte! Carne! Tanta carne! Ah, devo scendere con lo scudo, non voglio combattere, via! Sì, mi sembra una gran bella discesa qui! E ci sono delle bestie di Satana che non mi vogliono lasciare in pace, Cristoforo! Via! Via! Guarda quello zozzo laggiù! Eccola lì! Cis! Mi si è pure rotto l'arco, Cristoforo! Wow, 5 frecce lancio con questo arco, ti rendi conto? Mica stiamo scherzando. Comunque qui ci dovrebbe abitare una signora, ho letto, ci dovrebbe abitare una signora che ti fa fare questa sfida con lo scudo, no? È quello che voglio fare io, perché io devo dimostrare al mondo là fuori che si imbatte su questo canale, che ci sta gli orsi qui, via, sa? Ho ammazzato la volpe, non volevo ammazzare te, via! Orsetto lavatore, vieni qua. Winnie the Pooh ti chiamano? Che lo mangi il miele te? O te mangi le frecce te mangi? Zuzzo. Che vuoi? Altre frecce? un salmone. C'hai un salmone nello stomaco. Molto bello. L'egida di Daruk è pronta. Tua madre è pronta. Per allargare le gambe. Ciao Selmy. Si chiama Selmy. Questa è una... insomma che sta qua su tutta sola. Sempre sola qua su sulla montagna. Io sono venuto torso nudo a fargli compagnia. Vedi un po'. Ah, te devo pure pagare per fare sta sfida. 20 rubie. Ma che sta a scherzare? Oh, ma che c'è la tassa di partecipazione? Oh, ma questo è un gioco? E vabbè dai, partecipiamo. Allora andiamo al percorso. Seguimi. Certo che ti seguo. Ah, devo scendere giù dritto e raggiungere la fine del percorso il prima possibile. Bene. Sono pronto. 3, 2, 1... via compa, avanti! Non so cosa vuol dire in fondo, io vado giù e basta, insomma, poi quello che succede, succede. Intanto facciamo due trick, trick di qua, trick di là. Andiamo a destra, a sinistra, whoop. A destra, ormai è deciso, con un bel trick, con un altro bel trick. Wow, se sapessi anch'io fare tutte queste cose sullo snowboard, un po' le so fare, un pochino sì. Soltanto che un po' che non vado, oh, in settimana bianca, ma ci dovrei tornare. Calma, sono quasi arrivato, vero? Spero che manchi poco. What up? Sotomayan! It's over 9000!
38, 39, quanti secondi sarà un buon tempo? Non ho la più pallida idea, voi lo sapete, io no. Ma se voi lo sapete, beh, commentate, tanto lo leggerò dopo e qua non ci tornerò più a fare questa discesa. Fine! Bene, torna indietro, vediamo assieme il tuo tempo. Adesso mi dice, che schifo hai fatto? Ma sei proprio una fichetta, ma vai via da qui. Qui surfano solo i veri uomini. E io sono un vero uomo, dice lei. 47 secondi, puoi dare di più sinceramente, magari ignorerei solo un po' alla volta. Mi ha ridato 20 rupie con praticamente come premio. Io voglio fare il percorso avanzato, zia. Anzi, riproviamo un'altra volta solo il percorso base, perché voglio vedere se riesco a fare meglio di 47 secondi. Vai. Tanto 20 rupie al massimo me le ridà. Qui non ci perdiamo niente, non ci perdemo niente. Via. Chissà se c'è uno scudo che ti fa andare più veloce. Oh, ma volando così vado più veloce o più piano, mica lo so. Boom. Hoppela. Wow. Mi sono fatto male. 33 secondi e mi sa che ancora un po' manca. Ciao lupo, come va? 45 secondi, anzi 46 si può dire, perché 45 e 93 ho fatto. Che schifo! Il tuo tempo è 45 e 93. Puoi dare di più sinceramente, quindi ho fatto cagare come prima. Percorso avanzato, fammi vedere il percorso per veri uomini, va? Se completi il percorso avanzato ti darò degli scudi celebrativi. Ottima cosa, quindi devo buttarvi un po' di scudi perché io sono pieno di scudi. Wow, mi darebbe questi scudi, suppongo. Bello questo, che tra l'altro ce l'ho. Però questo non ce l'ho mai avuto, questo col pesce. Oh, questo col pesce non ce l'ho mai avuto. Ah, vediamo che scudi ciò che possiamo buttare via. Perché vedete, questo è lo scudo della brezza che ce l'ho. Questo lo possiamo buttare via perché tanto l'abbiamo utilizzato fino adesso. Ne buttiamo via un altro. E questa volta surfiamo un po' con questo. Chissà se è meglio. O è meglio lo scudo da guardiano. Proviamo un po' a surfare con lo scudo da guardiano questa volta. Non penso che cambi niente, ma tentar non nuoce, si dice. O tentar non noce. Facciamo sto percorso avanzato, va, che è meglio. Dai, sono pronto. Pronto. Dunque, vuoi sapere come funziona? Sì, grazie. Sei un tipo coscienzioso. Non me l'aspettavo. Va bene, le regole sono identiche a quelle di prima. Bisogna correre fino alla fine. E finisce lì. Via, dai, fammi vedere che cos'è. Dopodiché fai una bella curva elegante e prosegui dritto per diverso tempo, capito? Quindi alla fine del percorso devo andare su quella spiazzone lì, quell'altopiano bianco. Alla fine del percorso avanzato è segnata da due grandi bandiere, che non ho più pallida idea di dove siano. Vabbè. Via, vediamo se questa volta va meglio. Più che altro non so cosa accadrà una volta arrivato in fondo, visto che lei dice che devo girare a sinistra o a destra. Già mi sono scordato. Cristo, Cristo. Oppela. Spero che mamma mi stia guardando mentre che faccio questi trick incredibili. Posso anche uccidere nel frattempo? Ah, ciao Sol. Io posso anche uccidere mentre che faccio le gare. Mica, cioè, mica un problema, sai. Io mi chiamo Link, che deriva appunto dal guerriero greco. Non è vero. Non mi ricordo più, ok. Ho sorpassato il punto di arrivo della modalità principiante, se così la vogliamo chiamare. Da qui non so più che fare. Una curva a sinistra o a destra? Sinistra, suppongo, perché è l'unico posto dove si può andare. Eccomi qui. Wow, 1:15. Ammazziamo delle bestie. Pam, pam. Che crudeltà. Non vedo ancora la fine qui. Però è un bel posto dove fare surf. È una gran figation. C'è un bel salto qui. Wow. That's what I'm talking about. Sono un figo, sono un gran figo. Non si può dire altrimenti, guarda che roba. Oh, le bandiere, eccole. Mezzica. Ma tu pensa, oh. Fine. Bene, torna indietro. Tutta sta strada che ho fatto. Vediamo un po' che mi dà. Che scudo mi darà. Il tuo tempo è 1:52. Praticamente uguale al mio. Dovresti essere orgoglioso di te stesso. Oh, io dice fare i tempi migliori sono il rito. Loro però tendono a prendere delle scorciatoie volando. Mi sa che non mi rimane più nulla da insegnarti. Tieni questo regalo per celebrare l'occasione. What the fuck? Uno stupido scudo da soldato. Ma fa schifo quello scudo. Cristo. Vediamo se riesco a rifarlo con qualche scorciatoia tipo volando o robe simili. Ah, vediamo un po'. Ah, cerchiamo un attimo. Dov'è che siamo arrivati noi? Siamo scesi di qua. Poi qui abbiamo curvato e la fine stava tipo qui. Quindi adesso ci metto un bel segnalino qui. Tac. Così lo punto proprio diretto. Perché da qui mi butto, mi butto, io non vado da nessun'altra parte. Mi butto subito proprio. E volo, ecco che faccio. Un po' presto, accidenti. Ho sbagliato tutto, signori.
Qui c'è forse una scorciatoia, non lo so. Ho sbagliato tutto. Vabbè, andiamo di qua. Wow, qui ci sono delle bestie di Satana. Guarda un po', bestia. Pam, te prendo, eh. Oh, una palla. Cristo, sono caduto. È la fine. È la fine. Stiamo inseguendo una palla che scende, una slavina. Noi stiamo creando una slavina. È colpa nostra se quella palla scende in quel modo. In realtà l'ho lanciata quella bestia di Satana che ci stava aspettando sopra. 1:14. Quindi butto, mi sa. Mi butto. E dove sono le due? Oh, le vedo le due bandiere. Non ci arriverò mai in 1:45. Perché mi tocca correre qui. 1:33. Finiamolo di corsa. Ah, Cristo. Non ce la farò mai a fare un tempo migliore. Ciao, volpe, come va? Io sto facendo una gara, pensa. Sì, di corsa, nudo, sì. Non mi giudicare. Fine. Vediamo un po'. Un tempo migliore, mi sembra. Non mi ricordo più neanche quanto ho fatto prima. Ma che problemi ho con la memoria a breve termine? Seri, a quanto pare. Sono seri i problemi. Non ci credo. Hai battuto il mio record. Quindi è stato migliore. Non ho davvero più niente a insegnarti. Ma tu continua sempre a impegnarti per migliorare. Scudo da cavaliere, ma che schifo è, oh. No, che non voglio smettere questa stupidaggine. Che stupidaggine. Due scudi stupidi ho preso. Stupidi. Adesso quegli scudi che ho gettato per terra lì, mica ci stanno più ad aspettarmi. Quella è zozza, e quella se l'è incula di lei, eh. Ci vediamo allora, spero di poter prendere i tuoi miglioramenti. Ma ammazzate, zozza. Ma io non posso prendere questi scudi. Li voglio. Sai che ci voglio con i tuoi scudi? Li butto qua per terra. Tieniteli, zozza. Hai capito, zozza? Guardami negli occhi. Guardami negli occhi. Sei una zozza. Stavo pensando, potremmo chiudere il tutto con un bel selfie. Che dici? Questa è la mia amica Selmy. Questa. Pensa, anzi, fammi mettere una posizione un po' meglio. Questa è la mia amica Selmy. Questa. Sì. Ah, siamo belli insieme. Ah, salva. Ho addirittura raggiunto il limite delle foto, pensa. Ricordate quando non avevo armature fiche? Quando mi facevo le foto con i miei amici sulle montagne? Quando mi facevo le foto con le bestie sataniche? Quando mi facevo le foto con i draghi satanici? Quando mi facevo le foto così, tanto per un po' di like? Questa è una di quelle. Quando mi facevo le foto con i mostri dormienti? Bei tempi. Ed ecco qua, la mia amica Selmy. Questa la conserverò per sempre. Un episodio memorabile quello di oggi, Polletti. Abbiamo surfato con lo scudo, ci siamo divertiti, ma soprattutto abbiamo stretto amicizia. Amicizie profonde con la ragazza qui presente, Selmy, che è una bottarella, Yadaria, come si dice a queste parti. Lasciamo perdere. Se questo video vi è piaciuto, beh, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Ricordatevi che questo era Electric.